Ciao ragazzi, buonasera, Francesco di Santica per Ganja Business Country Club e stasera vi stupirò perché parliamo di Belen Rodriguez. Col cavolo, qui parliamo di canapa sativa, parliamo di coltivazione, parliamo di tubiduri, quindi se pensavate che oggi avremmo disquisito sull'ennesima soubrette che è sempre tra i maroni... Questo video come sempre sarà brevissimo, voglio semplicemente spiegare al popolino perché ho deciso di fare un video al giorno. Siccome spesso i miei amici mi dicono ma ora ti sei messo anche a fare questa roba dei video, un video al giorno, ma tra tutte le cose che fai devi fare pure un video al giorno. E beh, sì caro mio, perché se hai capito quello che ho capito io, non ne fai uno di video al giorno, ne fai 5. Allora, per spiegarvi il motivo della mia decisione, devo partire a monte. Innanzitutto va detto che io sono un po' egocentrico e credo molto in me stesso, quindi i video a lungo andare mi daranno sicuramente la soddisfazione che sto cercando, proprio a livello di conferme personali. Ma, a parte questo lato psicologico, mi sono fatto due calcoli. Entrando in questo settore, mi sono accorto che ci sono delle aziende che ormai sono talmente strutturate da non poter neanche essere inseguite. E ci sono delle aziende che invece sono entrate in questo mercato senza neanche sapere quello che facevano. Poi ci sono le vie di mezzo, ovvero persone che hanno studiato bene il settore ma che non avevano il budget per poter competere con chi era diventato grande come Easy Joint, Legal Weed, Mary Moonlight o il mio amico Mario Lorusso di Roots. Perché il mercato qui cambia veramente ogni piesso spinto, e per mercato io intendo quello che veramente significa la parola mercato, ovvero l'insieme delle transazioni che vengono effettuate all'interno di un settore. Questo è il mercato. Comunque io ho analizzato un po' la questione verso settembre-ottobre, dopo aver prodotto i nostri fiori all'occhiello, Feel Light e Monfo Brown, mi sono un attimo fermato, mi sono accorto che vendere si vende ma con grandissima difficoltà, c'è una concorrenza spietata. Questo prodotto l'ha fatto il cane e il porco nel 2018, quindi tutti stanno cercando di piazzarlo. Chi si è incaponito facendo varietà italiana si ritrova ad avere a che fare con un mercato dell'importazione che è selvaggio, dove arrivano prodotti che sembrano White Widow appena uscita da un coffee shop di Amsterdam. Quindi capite bene che la situazione è un po' particolare. Allora io mi accorgo di una cosa, mi accorgo che questo mercato in realtà è ancora una prateria, è una prateria da cavalcare a 2000, ma non nella vendita di infiorescenze. La vendita di infiorescenze sicuramente per chi saprà come gestirla sarà sempre un mercato lucroso, ma il vero business adesso sta in tutto quello che ci sta intorno. Perché c'è un interesse pazzesco, le persone vorrebbero sviluppare un progetto in questo senso, nessunissimo sa che cosa deve fare veramente, quindi quello di cui si necessita in realtà è una persona autorevole nel settore che possa indicare a tutti gli altri la strada maestra da raggiungere, una persona di cui ci si possa fidare, uno tipo me. Questo settore qui parla di vendita di prodotti, ma parla anche di consulenze, vendita di informazioni, videocorsi, e queste cose qui devono essere fatte da una persona autorevole. Così se io mi metto a fare un video al giorno per 365 giorni, volente o nolente, alla fine della fiera io sarò diventata una persona autorevole in questo settore da ascoltare. Allora in quel momento io potrò permettermi di consigliare il mio prodotto, fare pubblicità ad altri prodotti, creare infoprodotti, fare tutto quello che già la mia azienda Santica sta mettendo in moto, perché noi siamo furbi. Quindi, alla fin fine di tutto, quando sarò diventata una persona autorevole, io comanderò il mondo.